a tutti. In questo video volevo parlarvi di un argomento che mi sta parecchio a cuore, ossia come ho perso tanti chili. E premessa, è ovvio dire che non sono un medico, è ovvio dire che questo ha funzionato per me, ma non è detto che funzioni per voi. Quindi, premesso questo, andiamo subito al nocciolo della questione. Potrebbe essere un video un pochino lungo, quindi abbiate un pochino di pazienza. Anni fa ero arrivata a prendere qualche chilo, anzi parecchi chili. Io sono stata sempre un pochino cicciottella, ma dato da problemi di salute. Più che di salute, data proprio da conformazione fisica e da qualche problemino che avevo. Quindi, nonostante mangiassi sano, tante porzioni di frutta e verdura, pochissimi condimenti, facessi comunque sì anche un discreto movimento, quindi a livello fisico, nonostante tutto ero in sovrappeso. E a un certo punto ero arrivata a prendere talmente tanti chili che non riuscivo più a fermarmi. E la cosa che mi faceva stare parecchio male era che stavo prendendo peso senza che mangiassi. Non mangiavo tanto da prendere quel peso. Sceglievo sempre alimenti integrali, prendevo massimo 60 grammi di pane o pasta. Sono stata seguita da talmente tanti dottori che voi nemmeno vi potete immaginare. Avrò buttato talmente tanti soldi non soltanto in nutrizionisti, ma proprio in dietologi, che è meglio, guarda, che non ci penso perché sennò mi prendo un attimino di depressione. Sono stata seguita dal reparto di dietologia dell'ospedale San Camillo, mi sono stata seguita anche dal primario, quindi dal reparto di dietologia. Sono stata seguita dal reparto per quanto riguarda sempre la perdita di peso, dal reparto del CTO e anche dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Questi sono tre ospedali di Roma. Sono stata seguita anche da vari medici in privato. Tutto si è sempre ridotto nel momento in cui questi dottori non mi riuscivano a far perdere peso, mangi di nascosto. Non è possibile. Mi davano sempre la stessa dieta, che faceva, insomma, nel quale c'erano sì frutta e verdura, ma c'erano anche i soliti 60 grammi di pane o pasta, un pochino più di patate, tot grammi, 80 grammi di legumi secco, insomma tutti questi 150 grammi di carne, quando la mangiavo ora non la mangio più, tutto bollito, ovviamente un cucchiaio di olio a pasto. Quindi tutte queste diete le ho fatte, ne ho fatte talmente tante, me le hanno fatte fare di queste diete nutrizionisti, che praticamente potrei darle alla gente così, perché ormai le conosco molto bene. Quindi praticamente sono stata sempre una persona da dieta, mai dolci in casa, mai zuccheri. Un po' triste anche come cosa, nel senso, un'alimentazione non un pochino triste, perché ho sempre amato frutta e verdura tantissimo. Ho sempre prese comunque di verdura in quantità, di frutta quanta me ne davano, perché era zuccherina, eccetera, eccetera. Quindi non riuscire poi a perdere peso, ma anzi mettere peso per me era diventata una cosa veramente traumatica. Io piangevo. Mi ricordo che a un certo punto ero arrivata a un punto in cui mi sono pesata ed ero arrivata a un peso tale che sono scoppiata a piangere. Mi ricordo che sono andata da mia mamma e ho pianto calde lacrime. Però a un certo punto ho anche pensato: mi dovrò operare, dovrò farmi un bypass, dovrò fare la sleeve, non so, perché sono abbastanza ignorante nell'argomento operazioni. Perché l'essere così, non accettarsi, ma soprattutto essere così nonostante si pesasse ogni singola cosa, si stesse attenti, si prendesse sempre alimento più sano, non si andasse mai a mangiare o sgarrare, cioè era veramente diventato un incubo, fino a che a un certo punto. Diciamo anche, insomma, il fatto che i dietologi mi davano della bugiarda era qualcosa che mi faceva soffrire, e ci piangevo, perché comunque se dicevo: ma perché? Perché mi devono dire che, insomma, mento? Non è che io vengo qua a spendere dei soldi, a darti a te dei soldi per mentire poi. Però va bene, alla fine lasciavo stare e passavo al dietologo successivo, al nutrizionista successivo. Nessuno mi ha mai riuscito ad aiutare. Fino a che poi a un certo punto il mio ragazzo, Michael, adesso che è il mio compagno, mi disse che comunque c'era un collega al lavoro che insomma faceva Herbalife, e mi ha detto: vuoi provare? Lì per lì ho pensato:
non è che mi sono fidata tanto, però alla fine ho detto, vabbè, guarda, di metodi ne ho provati tanti, di metodi tradizionali, di diete le ho provate tutte, dottori ci sono stata, fior fior di anche di dottori ci sono state, quindi soldi li ho spesi, proviamo. E devo dire che mi sono trovata molto bene, ho perso 27 kg e li ho mantenuti. Insomma, ho mantenuto questa perdita di peso anche nel tempo e fino a che poi sono rimasta incinta, ho fatto la mia gravidanza, ho partorito pochi mesi fa e adesso sono tornata, sto continuando a farlo e sto perdendo tutti i chili della gravidanza, quindi mi mancano pochi chili per tornare al peso pre-gravidanza. Io vi metterò anche una fotina di come ero diventata prima della gravidanza e al peso in cui sto puntando di tornare e ci sto riuscendo. E io mi rendo conto che questo è assolutamente un tipo di alimentazione che non fa per tutti, ma magari semplicemente a voi non piace. E per me è stata la salvezza, perché comunque sia mi ha fatto arrivare dove nessuno mi ha fatto arrivare. Io ero anche prima iperinsulinemica, comunque avevo quindi un problema anche di glicemia, un problema anche di produzione di insulina da parte del pancreas e diciamo mi ha stabilizzato, mi ha fatto tornare a valori normali, mi ha aiutato con la ritenzione idrica. Diciamo che non è che ha fatto miracoli, però ha riequilibrato il mio corpo e ha fatto quello che comunque dei medici non sono riusciti a fare. Quindi quello che ho fatto inizialmente è stato questo, facevo la prima settimana soltanto una settimana di frullati a colazione, ovviamente io prendevo questo qui, alla vaniglia, free però, e quindi senza la soia, senza lattosio, senza glutine, facevo questo la mattina con un frutta scelta e latte di soia senza zuccheri aggiunti e poi dopo la prima settimana ho cominciato ad aggiungere anche il pranzo. Ho fatto il pranzo fino a che ho voluto buttare giù tutti quei chili, la maggior parte dei chili. Quando comunque così ho cominciato a perdere intorno ai 17-18 kg, allora ho cominciato a riaggiungere il pranzo naturalmente e poi ho perso sempre anche soltanto colazione i chili in eccesso. Prendo anche l'infuso che adesso ho finito sia in 1,5 litri di bottiglia d'acqua al giorno, che la mattina un pizzichino caldo nell'acqua calda, che diciamo è termogenico, aiuta la stimolazione, quindi bruciare calorie, e nell'acqua a drenare, perché io soffro tantissimo di ritenzione idrica, e poi prendo il Selective, che aiuta per il metabolismo lento, una pasticca ai pasti principali. Ovviamente poi quando magari mangio un pochino di più e mi sento intoppata, prendo anche queste le fibre, quindi sono semplicemente fibre solubili, 15 calorie mi pare, 12, 18 calorie a bicchiere, sono praticamente fibre di mela, citrus, eccetera, eccetera, quindi sono tutti quanti da, diciamo, fibre naturali. Michael invece, il mio compagno che ho cominciato a farlo non per perdita di peso, ma anzi lui era opposto, ossia ma mangia tantissimo, non prende peso neanche a morire. Siccome fa un lavoro molto stancante dove deve camminare tantissimi chilometri al giorno, si fa semplicemente un frullato di alla vaniglia classico e poi prende, ma questo a volte anch'io prima di andare in palestra prendo lo snack pro 140 calorie e 20 grammi di proteine. Allora, per me è stata la salvezza. Io mi rendo conto che non a tutti piace fare frullati, ma anche adesso che per esempio una bimba piccina di pochi mesi, mi permette di prendere tutto quello che devo prendere in un bicchiere, insomma, semplicemente. Ciao bimba! Semplicemente, quindi abbastanza veloce, vado, faccio. Io non lo cambierei per niente al mondo, perché, cioè, passare quello che ho passato io e arrivare avere tutto quel peso, comunque negli ultimi video che ho fatto qualche anno fa con mia sorella potete vederlo che ero arrivata a un peso anche per esempio nel video Rischia il gusto o quello della storia controcorrente si vede che ero arrivata a prendere parecchio peso, non tornerei mai più e sinceramente faccio un frullato e mi dà tutto, mi consente anche di arrivare dove non ero mai arrivata, quindi questo è il modo in cui io ho perso peso che mi ha consentito di rimanere un po' di mantenere quel peso e adesso dopo il postpartum di ritornare al peso precedente. E
Io ragazzi, cioè, mi trovo bene. Comunque sia, non dico che questi siano gli unici prodotti sul mercato, non mi potrei mai permettere di dire questo. Ognuno si trova bene con quello che si trova, però io mi sono trovata bene così. E di certo mi ha fatto risparmiare in dietologi e quant'altro, non perché i dottori non servono a nulla, però nel mio caso non sono serviti proprio a niente. E niente, io. Che cosa succede poi? Quindi questo è quello che faccio io, semplicemente un'alimentazione equilibrata, perché ovviamente l'altro passo della giornata, quando facevo sostituzione anche del pranzo, ma in generale i passi della giornata, li faccio in maniera sana, quindi senza eccedere con l'olio. Io non prendo più personalmente il sale, proprio per questo grave problema di ritenzione idrica che ho. Carboidrati sempre ovviamente limitati. E in questo modo diciamo che sì, sono il regime nutrizionale dietetico, però cioè, vi dai i risultati che voglio. E ho anche l'energia per andare in palestra, perché nonostante abbia una bimba così piccola, vado in palestra 2 o 3 volte a settimana, quindi cerco sempre di mantenermi attiva. Io comunque qui sotto nell'info box, sta chiacchierando, nell'info box vi lascio non i miei recapiti, ma vi lascio maggiori informazioni, soltanto se siete interessati. Qualsiasi domanda, ben accetta, potete lasciarla qua sotto, vi lascio anche la mia mail se volete farmi altre domande. L'unica cosa, piccola, paradina! L'unica cosa è, spero che questo video possa dare inizio a una discussione pacifica, perché sicuramente ci saranno persone che non amano, che magari non amano questo brand o che non amano questo tipo di alimentazione. Ciò non implica però che si possa discutere tranquillamente e che si possano rispettare le scelte alimentari altrui. Se siete, ripeto, interessati a qualsiasi altra informazione, fatemi sapere.